buongiorno da New York. Sono qui per un press trip di Netflix per Fuller House, di cui vi racconterò presto. E in realtà sono arrivata un giorno prima perché già che veniva a New York mi volevo fare un giretto, quindi stanotte ho alloggiato al Citizen M, che è un albergo veramente carino, non troppo costoso, super tecnologico. Poi vi faccio vedere un po' di riprese che ho fatto. E niente, devo ancora fare colazione, quindi adesso sto uscendo, voglio cercare un posto per fare colazione o un brunch, voglio andare verso Central Park e voglio fare un giro a Times Square, al West Village e vi porto con me ovviamente. Arrivando in uno dei miei posti preferiti di Central Park perché mi ricorda una di quelle commedie romantiche americane che mi piacciono tantissimo, stucchevole e un po' family, che si chiama Un giorno per caso. Comunque ci sono stati girati un altro triliardo di film, quindi lo riconoscerete senz'altro. Da King Kong in poi, quando pensi a New York, pensi all'Empire State Building. In realtà mi piacerebbe molto salire su. Vediamo. Ma è molto carino questo posto. Una vineria. Vabbè, una bakery che si chiama Fat Witch, la strega grassa. Cappone, salmeria. Quasi quasi rimangio. No, scherzo. Sull'island ci siamo io e un altro manipolo di coraggiosi che sfida la pioggia e il vento di New York. Buongiorno, oggi è il secondo giorno a New York, c'è un sole pazzesco, sono contentissima e oggi è il giorno Netflix perché oggi andiamo a intervistare le protagoniste di Fuller House e sono veramente emozionata. E dunque, stamattina in realtà andiamo a vedere il dietro le quinte di un programma che registreranno, credo sia in diretta, al quale comunque sono invitate, che si chiama The View, e poi nel pomeriggio ci saranno le interviste qui in hotel, quindi non vedo l'ora, sono abbastanza emozionata. Vado a fare colazione e poi ho appuntamento con gli altri blogger qui sotto. Siamo arrivati agli studi della ABC. Sto andando, sono abbastanza terrorizzata. I'm very excited. Oh, yeah. Good, thank you. Ho finito le interviste, le ho intervistate tutte e tre. È andata bene. Sono qui con
Mirella. How do you pronounce your name in German? Mirella. Mirella. But we say Mirella. Mirella, Mirella. Say Mirella. Yes. Yes. Sì, è un nome italiano, Mirella. Mirella. E I'm not Italian. In Italian. Non sono italiana. Non sono italiana. Yeah, I got that. Yeah. I wanted to tell. C'era arrivata che non era italiana. Lei è tedesca, viene dalla Germania, esattamente da which city? What? Which city? Da che città in Germania? Da Norimberga. It always sounds like you're singing. I think she's making fun of me. No, it's beautiful. If we talk German, it's like... E vi linko qui sotto il suo canale perché anche lei ha fatto l'intervista agli attori di Fuller House. Però farò anche un video dove lei fa la protagonista di Fuller House, un personaggio. Which is your character? Is an annoying... Esperanza. Esperanza. Gli hanno scelto un nome molto tedesco. Typical German name. Esperanza. Grazie Mirella da Norimberga. Mille grazie. Ciao. Ultimo giorno a New York, però me lo voglio godere dall'inizio alla fine perché veramente l'ho girata poco. Quindi oggi vado con Mirella al Brooklyn Bridge e poi voglio andare a Williamsburg. Williamsburg, questa zona è verso Brooklyn, quindi si attraversa un ponte, siamo dall'altra parte ed è una zona che in questi ultimi anni è diventata piuttosto creativa, me l'hanno consigliato in tanti, quindi adesso ve lo faccio vedere. Allora, Must, dove adesso entriamo, è la cioccolateria più famosa di Williamsburg, che è buonissima, ho appena assaggiato il cioccolato e fanno anche dei tour di chocolate making, o comunque ti fanno vedere come fanno il cioccolato con una degustazione. Ok, sta succedendo di nuovo. Non è che cercassi un tatuatore, però per caso sono venuta a conoscenza del fatto che qui c'è una delle tatuatrici che seguo su Instagram. Allora sono andata a vedere lo studio, che era casualmente a due passi da dove stavo mangiando. E la tatuatrice di Instagram ovviamente è super impegnata e non avrebbe posto per farmi un tatuaggio. Però ci sono vari assistenti. Comunque non è che farei qualcosa di gigante, perché tra due ore devo partire e quindi... sono tentata di farmi un tatuaggio qui a New York. Non lo so. No, vi racconto com'è finita col tatuaggio perché meritate di saperlo. Praticamente è finita che io sono andata, ho preso un appuntamento. I bambini. Vado per fare questo tatuaggio, mi salta un gatto addosso. Io sono fortissimamente allergica ai gatti. Di questo gatto vive qua. E allora non me la sono sentita di fare un tatuaggio in un posto dove vive un gatto perché sono tanto allergica. A dirvela tutta, alla fine ho fatto poi anche un giro a East Village. Un attimo di attenzione per i nomi dei negozi, questo si chiama The Shape of Lies, la forma delle bugie, e questo BK Ice Cream Shop, che non serve tradurre. Non potevo passare davanti al BK Ice Cream Shop e non prendere un mega gay ice cream. Questo è Rocky Road con marshmallow, cioccolato e mandorle tostate. Ho visto dei ristoranti e dei baretti bellissimi all'East Village, veramente molto carini. Adesso sto tornando verso l'albergo e poi aeroporto.